Bene, iniziamo la prima lezione, il primo incontro su fisica quantistica e legge di attrazione. In questo ciclo di incontri e di video cercherò di spiegare quelli che sono i legami tra la fisica quantistica e la legge di attrazione e come utilizzare nella vita di tutti i giorni queste importanti scoperte, che se vogliamo sono una mediazione del pensiero occidentale con il pensiero orientale. Ci saranno una serie di incontri dove verranno dati le basi teoriche, diciamo, per quanto riguarda la fisica quantistica e per quanto riguarda i principi della legge di attrazione, e poi ci saranno degli esercizi che permetteranno di raggiungere degli obiettivi, perché tutto questo è utile se ci permette di vivere meglio, in armonia con noi stessi e con gli altri, raggiungendo gli obiettivi della nostra vita, in modo tale da rendere il nostro passaggio su questo pianeta più positivo, e soprattutto con una valenza evolutiva, perché come Osho fece scrivere di se stesso, da un certo punto di vista noi non siamo mai nati, non siamo mai morti, ma abbiamo visitato il pianeta Terra a partire da una certa data ed arrivare, fino ad arrivare a un'altra data. Bene, iniziamo quindi parlando di fisica quantistica. Che cos'è la fisica quantistica e perché si chiama fisica quantistica? Il nome quantistica deriva da quanto? Da quanto? Quanto di luce. Quindi la fisica quantistica è la fisica che studia, che è partita a studiare la luce. E si chiama quantistica perché uno dei cofondatori, Planck, fece un fisico, fece la scoperta che la luce non è un continuo, ma si muove in pacchetti di energia. Dei mattoncini di energia formano quello che viene chiamata luce. E il mattoncino elementare di energia viene chiamato quanto oppure fotone. È la quantità minima di energia, il pacchetto di energia minimo in assoluto. Ovviamente la fisica quantistica prende anche spunto, alcuni spunti da teorie più classiche, come la teoria della relatività di Einstein, che pur essendo una teoria classica, cioè che presuppone un continuo, mentre la fisica quantistica, partendo appunto dai quanti, presuppone una discontinuità della realtà. Comunque già una teoria classica come la teoria della relatività aveva equiparato con la famosa equazione E uguale m massa per c al quadrato, E uguale energia, c la velocità della luce al quadrato, aveva comunque fatto già capire che massa ed energia sono, se vogliamo, due facce della stessa medaglia, ma in realtà non esiste una differenza tra massa e energia. Ecco quindi che questa scoperta della fisica quantistica è veramente rivoluzionaria perché fa capire, se vogliamo, che tutta la realtà di cui siamo fatti, di cui siamo costituiti, è realizzata attraverso delle onde di energia. Queste onde di energia, i fotoni appunto, possono poi in alcune circostanze manifestarsi in una forma piuttosto che in un'altra, in una forma più materiale, di particelle più dense, oppure in una forma più energetica, cioè di particelle meno dense. E vedremo che il manifestarsi in un modo oppure nell'altro dipenderà molto da quali strumenti utilizzerà il nostro cervello per sperimentare la realtà. Quindi il punto di partenza della fisica quantistica è che tutto l'universo
è costituito da energia. Questi pacchetti di energia, se vogliamo, sono delle fluttuazioni nel vuoto. E tutto ciò che è presente in questo universo e in altri universi, in realtà più che di universo, dobbiamo parlare di multiversi, è collegato dal vuoto sottostante. Il vuoto sottostante è ciò che mette in comunione, in collegamento, i vari pacchetti di energia. Ovviamente noi osserviamo la realtà attraverso i cinque sensi, che è come se fosse una gabbia, una prigione, un filtro per cui l'essere umano sperimenta la realtà percependo se stesso, percependo delle cose solide, delle forme solide. Ma questo, se vogliamo, è semplicemente una limitazione dei sensi. Perché se potessimo avere una vista quantica, in realtà vedremo che in alcuni stati di coscienza abbiamo anche la vista quantica, ma avessimo una vista quantica nello stato di veglia, non percepiremo delle differenze, non percepiremo nemmeno il tempo, perché anche il tempo è, come dire, un pacchetto di energia, se vogliamo. Percepiremo delle fluttuazioni nel vuoto, tutte collegate, percepiremo un'immensa onda nel vuoto che è l'assoluto che collega tutti gli universi. Questo è quanto dice la fisica quantistica, dal punto di vista, come dire, estetico, dal punto di vista base. Ovviamente poi vengono fatti diversi esperimenti che tendono a dimostrare le diverse proprietà della materia. Questi esperimenti ci permettono di capire diverse cose. La cosa più importante, vedremo, è che la nostra mente, perché anche la nostra mente è soggetta ai principi della fisica quantistica, anche la nostra mente è energia. Quindi il prodotto del nostro cervello è energia, è come tale, anzi energia molto sottile, è come tale soggetta alle leggi universali della meccanica quantistica. Anche la nostra mente può creare la realtà, o per meglio dire, la nostra mente partecipa alla co-creazione della realtà. Vedremo che la realtà è Maya, cioè è estremamente soggettiva, ma noi attraverso il nostro pensiero possiamo iniziare a crearla. Quindi, a livello filosofico, queste sono le basi, diciamo, di partenza per capire i principi della fisica quantistica. Nei successivi video cercherò, ovviamente darò altre informazioni, sempre da un punto di vista divulgativo, per capire bene, per entrare bene in merito alla fisica quantistica, successivamente al pensiero più orientale della legge di attrazione, e poi vedremo delle applicazioni pratiche che hanno un riscontro immediato nella nostra vita quotidiana. Per questo video è tutto, vi do appuntamento ai prossimi video e vi suggerisco anche di seguire questi temi ed altri temi sui due blog http://www.seduzionevip.com e http://www.amorecarmico.com. Ciao, al prossimo video.